Festival di Termoli quest'anno si svolgerà dal 15 al 18 giugno in largo Tornola nel centro storico della città. Tra i patrocinatori spiccano l'Unione Italiana Circoli del Cinema, la Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Università. Tra gli sponsor il Comune di Termoli tramite l'Assessorato alla Cultura. A giudizio dei termolesi e dei turisti molisani e non, anche questa 14ª edizione sottoporrà i migliori corti della stagione provenienti da tutto il mondo. Le proiezioni, tutte gratuite, inizieranno alle 20:30. Seguiranno dibattiti che, come gli altri anni, tenderanno a coinvolgere il pubblico il più possibile. I corti in competizione quest'anno vengono da quasi tutti i continenti. Oltre all'Europa, con Italia, Germania, Francia e Spagna, ci sono l'Asia con Cina e Hong Kong e l'America con gli Stati Uniti. I più qualificati sono gli italiani, i tedeschi, i francesi e gli spagnoli. Ma ascoltiamo la presentazione fatta da Domenico Farina, uno dei principali responsabili dell'organizzazione, nella dichiarazione raccolta da Hanen Ben Marini. In questa edizione del Chimera Film Festival poi avremo anche diversi lavori fuori concorso, un cortometraggio di Stefano Disegni, un film di Deborah Farina, un film di Mimmo Mancini dal titolo Ameluk. Questo film è particolare perché riguarda la tematica dell'immigrazione, infatti sintetizzando brevemente è la storia di un immigrato in un piccolo paesino della Puglia che viene chiamato all'ultimo secondo a sostituire l'attore principale in una processione del Venerdì Santo per ricoprire il ruolo di Gesù Cristo, quindi una serie di equivoci tragicomici che porteranno a ragionare appunto sulla tematica dell'immigrazione. Sempre a riguardo alle tematiche sociali, voglio ricordare anche che il nostro festival ha una categoria che si chiama articolo 3 della Costituzione, dove daremo un premio specifico al corto che si è distinto maggiormente nell'ambito sociale. Perché l'abbiamo chiamato articolo 3? Semplicemente perché l'articolo 3 della Costituzione, come i giuristi sicuramente sapranno, riguarda i concetti dell'eguaglianza formale e dell'eguaglianza sostanziale, e da parte nostra con questo premio vorremmo dare un piccolissimo contributo alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale nel nostro paese. Farina precisa che il mar di Hong Kong da queste parti non è molto conosciuto, anche se Rai 4 e il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine hanno fatto un bel lavoro di pubblicità. Per la sezione Hong Kong saranno proiettati 3 film, uno di John Woo, uno di Johnny To e uno di Alan Mack, tutti rappresentativi di un sottobosco fertile e frizzante che riguarda il poliziesco made in Hong Kong, come commenta lo stesso Farina. La presentazione di questa 14ª edizione della Kermesse ha fornito anche l'occasione per mettere in risalto l'impegno dell'amministrazione comunale di Termoli. Il presidente del Cineclub e il rappresentante del comune ne hanno sottolineato il valore, nonostante i tagli determinati dalla crisi.